Bene, iniziamo oggi il corso di fisica con questa breve presentazione. Abbiamo già visto la lezione introduttiva, un breve excursus che vi dice che è lo scopo di comunicarvi come si passa dal pensiero mitologico a quello critico e poi a quello scientifico. Oggi entriamo un po' più nel merito. Diversamente dal corso di scienze, okay, che ingloba tutte le discipline scientifiche, c'è un corso a parte che è quello di fisica. La parte relativa a fisica ha un suo corso speciale, mentre chimica, biologia, anatomia, eccetera, fanno parte di un'unica disciplina. Per quale ragione? Beh, perché in questo contesto è l'ambito dove nasce, si forma e si fonda il metodo scientifico. Che è in realtà un modo di pensare, un modo di vedere la natura, il cosmo, l'universo e anche noi stessi. Tanto è vero che si applica anche in diversi ambiti, non solo nelle scienze. Ok? Questo modo di affrontare o di rapportarsi col cosmo e con la natura, okay, nasce, tra un poco ve lo dimostro, molto più anticamente di quanto si pensava. Se voi prendete, che ne so, il libro di storia o anche il libro di filosofia, vi dirà che il metodo scientifico nasce a cavallo tra il 500 e il 600, cioè circa 500 anni fa, in Italia con Galilei, con Giordano Bruno, poi passa successivamente in Inghilterra con Newton, Cartesio e via dicendo. Okay? In realtà quella è una riscoperta, questo modo di vedere l'universo nasce in epoca ellenistica. Cioè tra il terzo, scientemente nel terzo secolo avanti Cristo. Poi, ahimè, viene dimenticato purtroppo, torna nell'oblio e ritorna in Europa, viene riscoperto grazie alla nostra interazione col mondo arabo, perché ci arriva attraverso testi in arabo, nel Rinascimento, quindi diciamo XVI e XVII secolo in Italia e poi in Europa. Okay. In cosa consiste questo metodo scientifico? È, se volete, la negazione del principio di autorità. Cioè non devo credere a qualcosa perché lo dice uno importante, uno famoso, per crederci devo provarci. Se io dico, che ne so, la mia teoria dice che se apro la finestra e mi lancio fuori, svolazzo per aria. È una teoria come un'altra. Però se lo faccio, vado per terra e mi sfracello al suolo, giusto? Quindi la mia teoria non vale niente in realtà. Può essere bella finché vuoi, ma se non la provo, non funziona. Quindi non mi serve a capire il mondo. Può essere bella finché vuoi, ma se non la verifico, se non la metto alla prova, non mi aiuta a capire come funzionano le cose. Ok? Vi ricordo che fisica significa natura, quindi la fisica ha lo scopo di individuare, di analizzare, di studiare, di comprendere come funziona il mondo. E l'uomo ha sempre avuto questa esigenza, fin dalla preistoria, capire perché, che ne so, c'è i rumori in cielo quando c'è il temporale, i fulmini. Quello che vedo, devo capire cosa succede, perché? Perché se capisco non ho paura, esco meglio e interagisco meglio con quello che mi sta attorno. Quindi questa è sempre stata un'esigenza. Il metodo scientifico ha alla sua base due grandi pilastri. Che sono il metodo dimostrativo
è il metodo sperimentale. Con questo si costruisce la nostra conoscenza del mondo. Che cosa si intende per metodo dimostrativo? Quando io costruisco una teoria, cioè teoria, vi ho già detto cosa significa, è una visione, cioè costruisco un modo di vedere un fenomeno. Comincio con l'individuare ciò che c'è di importante in quel fenomeno. Facciamo una cosa molto semplice, io prendo un gesso e lo lascio cadere. Quali saranno gli aspetti importanti di questo processo che è molto semplice? Beh, dove si trova il gesso, quanto grande è, quanto lontano è da terra e via dicendo, quanto si muove e così via. Quindi devo individuare alcuni enti che in realtà sono delle astrazioni, perché poi io il gesso lo approssimo come se fosse un puntolino. In realtà non è un punto, ha una sua dimensione, ha una sua forma e via dicendo. In alcune cose queste posso trascurarle, in altri contesti no. Dopodiché, in base ai principi che assumo, dico le cose funzionano così, ricavo o prevedo quello che dovrebbe succedere, dimostro tra virgolette le conseguenze delle mie ipotesi e poi vado a verificarle, vado a vedere con l'esperimento se queste previsioni sono corrette, sono confermate dalla realtà oppure no. Se non lo sono, devo tornare indietro. Ecco, questo è un punto cruciale, perché se la tradizione mi dice guarda che le cose funzionano così, ma poi vado a verificare che in realtà non è proprio così, allora ho il dovere di andare a indagare più approfonditamente se ci sono altre strade. Quindi il principio di autorità viene continuamente messo in discussione. E la scienza procede proprio per tentativi e correzioni, per errori, letteralmente, anche se errori, errare in latino non significa sbagliare, significa andare in giro. Se non vado in giro non conosco il mondo. Anche un'altra metà. Quindi se non provo altre strade, magari non troverò mai quella più semplice che mi spiega più fenomeni. È chiaro il senso? Quindi ciò che pensiamo oggi, magari tra 1, 2, 3, 4, 5 anni, non sarà più uguale, perché ci sono le teorie che lo generalizzano. La fisica proposta da Newton, che è la parte principale di quello che faremo nei prossimi 5 anni, ok? La proposta nel XVII secolo si chiama fisica classica. Perché? Perché classico significa che non va mai fuori moda, è ancora usata, però ci sono contesti in cui non è valida. Quando le velocità degli oggetti sono molto alte oppure su scale molto piccole, ho bisogno di altri strumenti. Quindi in questo senso la ricerca esplora sempre il limite della conoscenza per spostarla più avanti. E per spostarla più avanti devi cambiare i modi di pensare che avevi prima. Per esempio ampliando o generalizzando le teorie precedenti, senza mutarne via. Non è che non sono più buone, ma sono valide in un determinato contesto. Ok? Questo modo di procedere, cioè metodo dimostrativo, metodo sperimentale, normalmente attribuito a Newton e Galileo, in realtà è molto più antico. Adesso vi leggo un brano di uno studioso vissuto nel III secolo a.C., che si chiamava Filone di Bisanzio. Questo ha scritto un trattato, molte delle sue opere a me non ci sono pervenute, sono scritte in frammenti, un trattato sulla costruzione delle catapulte. E dice esattamente così. Successivamente, attraverso l'analisi degli errori fatti precedentemente e mediante l'osservazione di risultati di esperimenti, il principio fondamentale della costruzione, sta parlando di come costruire una catapulta, il principio fondamentale della costruzione fu ricondotto a un elemento costante, il diametro del foro tra cui passano le corde di tensione, un particolare aspetto della costruzione.
ma questo sta dicendo lui, l'abbiamo ottenuto mediante analisi degli errori su ripetuti esperimenti. Siamo nel terzo secolo avanti Cristo. Dice, questo risultato fu raggiunto per la prima volta dai tecnici alessandrini, siamo ad Alessandria d'Egitto, forniti di ricchi mezzi da re che amavano la fama e la tecnologia. Che non tutto si possa ottenere con il ragionamento, cioè con la pura speculazione teorica e con i metodi della meccanica, ma che molto debba essere scoperto con esperimenti, risulta chiaro sia da quello che vi ho detto che da molte altre cose, in particolare da quello che dirò in seguito. Questo è il metodo scientifico, non c'è ombra di dubbio. Ed è in un testo del terzo secolo avanti Cristo. Non posso ottenere la conoscenza solo ragionando, devo sperimentare. Il ragionamento è essenziale, ma devo confrontarmi con la realtà. È chiaro il senso? Poi perché è sparito questo? Perché ce ne siamo dimenticati? Per tutta una serie di motivi sui quali torneremo. Ma il messaggio che la storia ci manda, il messaggio importante, è il seguente. Attenzione, il fatto che tu in questa epoca abbia questa mole di conoscenza non ti garantisce che ce l'avrai anche in futuro. La conoscenza va difesa, va protetta, va coltivata. Se non lo fai, puoi perderla. Archimede ha costruito una nave, la Siracusa, di cui abbiamo parlato la volta scorsa, di dimensioni e capacità tali che dalla sua epoca fino al 1800, con i cantieri navali inglesi, non ce n'erano altre. Sul pianeta non esistevano più navi di quel tipo lì. E ha usato il metodo dimostrativo per convincere Gerone, tiranno di Siracusa, che valeva la pena spendere il materiale di 60 navi per costruirne una. Parliamo del secondo secolo avanti Cristo. Dopo la caduta dell'Impero Romano, vi parlo del 600-700 d.C., la più grande innovazione fatta in matematica da un certo Teone, era il fatto che poteva riuscire a contare con le dita fino a 100, facendo combinazioni di testi strane con le mani. Quindi c'è un abisso di differenza. Il mondo è tornato indietro di migliaia di anni. Per cui non è detto che tutto vada sempre avanti. Per far andare avanti le cose ci vuole un grande impegno, una grande attenzione. Non è scontato che le cose migliorino, bisogna lavorare perché migliorino. Questo ce lo dice la storia, e questo è fondamentale. Attenzione a non trascurare questo aspetto. Ok? Perché se no rischio di perdere quello che ho conquistato fino ad adesso. Non è ovvio che vada tutto avanti, che vada tutto sempre nel meglio. È chiaro? Comunque su questo torneremo diverse volte. Il succo di questo è il contenuto del testo del professor Lucio Russo, La rivoluzione dimenticata, che vi ho citato prima. Lì dimostra ampiamente questo aspetto. E, ahimè, secondo lui siamo in una fase di regresso, cioè la cultura sta andando indietro. E mostra come già dall'epoca ellenistica a quella dell'Impero Romano c'è stato già un enorme passo indietro. Attenzione che non si ripeta. Questo è il suo messaggio principale, che secondo me è da non perdere. Ok? Molto bene. Detto questo, entriamo nel dettaglio. Fisica è una parola che significa natura. Il primo autore che scrive di fisica, che inventa questo termine, è Anassimandro. Successivamente anche Aristotele se ne occupa. Nel nostro contesto, che significa questo? All'interno di questa area della cultura,
entrano tutti i processi naturali. Cioè la fisica si occupa di tutto ciò che accade in natura. L'obiettivo è analizzare, comprendere è una parola anche latina che significa afferrare, cioè far proprio, tutti i meccanismi base che regolano, che sono alla fonte dei fenomeni naturali. Tutto ciò che accade in natura è studiato dalla fisica. Poi ci sono campi più specializzati, per esempio, se parliamo delle interazioni tra atomi, di come gli atomi si legano l'uno agli altri, allora questa area della fisica prende il nome di chimica. I chimici cosa fanno? Prendono dalla fisica le regole con cui interagiscono gli atomi e ci costruiscono su una disciplina specialistica, speciale, che è la chimica. Quando la chimica la applico al contesto in cui gli atomi costruiscono molecole dei viventi, parlo di biologia. La biologia usa sia la chimica che la fisica. Se gli esseri viventi sono persone, allora diventa medicina. E così via. Ok? Tutti questi rami della scienza, secondo il pensiero scientifico, queste sono un po' intrinseche tra loro. Non ho capito, scusami. Per questo sono un po' intrinseche tra loro. Sì, certo, sono tutti fondati sull'analisi dei processi naturali, a livelli di complessità diverso, ovviamente, d'accordo? Però il meccanismo base che li regola tutti è oggetto della fisica. E l'obiettivo finale della ricerca è nato 24, quasi 25 secoli fa. Cioè l'idea che posso capire i fenomeni naturali e l'idea che tutti sono spiegabili in modo semplice, cioè con poche, al limite una sola teoria, la teoria del tutto che stiamo cercando, che ancora non c'è, ma l'obiettivo finale è quello. Uno dice, ma allora dopo non avremo più niente da fare. Tutt'altro, ogni volta che l'uomo capisce un po' di più di natura, okay, per farlo ha bisogno di più matematica, perché la matematica è il linguaggio della natura, la sua grammatica, okay? E ogni volta che, ripeto, risolve un problema, se ne pongono altri 10. Quindi in realtà non c'è limite alle domande, perché espandere la nostra conoscenza significa mettere in discussione quanto si conosceva prima e quindi rifondare la nostra visione del mondo su principi nuovi. Quando è stata introdotta la relatività, Albert Einstein ha cambiato i concetti di spazio, tempo, massa, energia, che sono le categorie del pensiero scientifico base che si usano dappertutto. Quindi è un continuo discutere e ridiscutere per riuscire a comprendere l'universo in cui viviamo, basandolo su principi che per loro natura devono essere messi alla prova con l'esperienza. E questo impariamo a farlo con mano in questo contesto, nell'ambito della fisica. Mi fanno cenno che sta per finire la lezione, quindi se non ci sono domande, per adesso mi fermo qui. Ok? Mi sono forse dilungato un poco troppo, nella prossima lezione entreremo un po' più nel vivo, andiamo a vedere che cosa si intende per indagare, quando dico indaghiamo, un fenomeno naturale, anche molto semplice. Se capiamo quello poi faremo anche gli altri, d'accordo? Molto bene.